Ma ciao, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buon inizio, buon fine, quello che volete. Da me Nozzi, Lapo non c'è perché è di là con Giovanni, ha voluto rimanere di là perché sta mangiando pure lui con l'amorosa, perciò loro mangiano carne, perciò ha preferito rimanere di là, sto venduto. Io invece mangio pesce, preferisce la carne, io mangio il salmone, è salmone a vapore. Con il riso in bianco, buono. Il salmone è questo, ve lo faccio vedere subito. È questo qua, di Rio Mare. A me piace molto. Vado subito a mangiare, se no si fredda. I saluti li faccio dopo, finito di mangiare, perché altrimenti si fredda tutto e poi non è più buono. Andiamo a assaggiare. Io quasi quasi gli metto un po' di soia. Buono. Buono. Un piatto leggero, ma buono. Facciamo un fatto copertino, l'ho già fatto, non mi ricordo, mi sembra di no. Buono. Potrei mettere per farvelo vedere. Mettiamo questo qua. Così si vede meglio il piatto. Perché tanti mi dicono, devi far vedere il piatto quando mangi. Ecco qua il piatto. Mangiamo un pezzo di salmone. È buonissimo, provatelo questo salmone. Io amo il salmone, è uno dei pesci che mi piace più di tutti. Allora, voi sapete, no? Che ogni volta io vi racconto una storia. Io magari durante il giorno, quando faccio le mie cose, mi vengono in mente tante cose da raccontarvi perché ne ho tante storie da raccontarvi. Perciò penso, non odiatemi, so che sul pesce non va messo, ma voglio mettere un po' di scaglie di parma greggio. Non è che faccio la pubblicità di questo, è perché mi piace, lo mettiamo solamente qua, dai. E mi piace. Allora, io penso di poter raccontare questa, non questa, non questa. E stavolta mi è venuta in mente questa qua, perché io guardando magari film o qualcosa in TV, no? Ecco perché non ci vedevo bene, perché avevo gli occhiali sbagliati. Ok. Io vedendo i film e cose in TV, Mari, mi basta vedere un pezzettino e dico no, ecco, e siccome che di questo ho visto un pezzo di film 2 o 3 giorni fa, ho detto no, devo raccontare questa. Allora, questa risale, m'ero separata da poco. Allora, Giovanni mi sono separata, aveva circa 6 anni, perciò io avrò avuto 27 anni più o meno. Avrò avuto 27 anni. Perciò, mi ero rifatta tutte le amicizie perché durante il matrimonio le avevo perse tutte, non mi era rimasto più nessuno. E siccome che io ho il carattere un po' così che faccio presto a fare amicizia, perché sono sempre stata come mi vedete qua, lo sono sempre stata. Una mi piace ridere, scherzare, vado d'accordo un po' con tutti, sono di compagnia, ma basta andare dentro in un bar dove che proprio non mi conoscono e faccio amicizia subito perché sono una pagliaccia, a me piace ridere e scherzare con tutti. Come mi vedete qua? Me l'ho fatta.
Il giro di amicizia nuove. Perciò avevo cominciato ad uscire con delle amiche, che una era di Caldogno, una era di Tiene, vabbè, perché abita lì. Una si chiamava Claudia, una si chiamava Enza, una si chiamava Sonia. E andavamo perché un po' magari quando Giovanni era con suo papà a fine settimana, un po' magari che magari chiamavo lì mia mamma al fine settimana, così io magari potevo uscire, no? Perciò con queste amiche andavamo tipo in discoteca, al nord-est, chi è di lì, quello conosce perché è grande. Insomma, questo c'è ancora, ma credo di sì. Fatto sta che queste amiche hanno detto: guarda che c'è Mirko, che sarebbe un amico di questa, un amico intimo, che si è comprato la casa nuova, no? Si è ristrutturato la casa nuova e faceva la festa a casa sua per inaugurare la casa nuova. Perciò io, mamma, la festa era il sabato sera e noi il sabato pomeriggio, io il sabato mattina ero andata dalla parrucchiera perché ci tenevo, no? Ci tenevo. Perciò il sabato mattina ero andata dalla parrucchiera, avevo i capelli lunghissimi, proprio lunghi fino al sedere, belli, proprio belli, coi colpi di sole biondi. E mi ero fatta fare il frisé. Sapete, quelle tutte quelle ondine piccoline, come che andava di moda proprio. Mi ero fatta fare il frisé. Ok. La mattina. Già lì dovevo capire che sarebbe stata una giornata di merda perché nel spruzzarmi la lacca è finita, ne è venuto fuori uno spruzzo dove mi ha colpito un occhio, ma vabbè, me lo sono sciacquata, mi ha chiesto scusa, mi ha fatto anche lo sconto. Va benissimo così. Però pomeriggio io e sta mia amica Enza mi ha detto: guarda, andiamo a Verona nel centro commerciale grande, devo andare prima all'IKEA, dopo andiamo al centro commerciale che andiamo, che devo andare a comprarmi qualcosa per sta festa, no? Ho detto vabbè, anch'io perché non ho niente. Era una festa abbastanza elegante, no? Ecco, dove facevano la cena e tutto quanto. Ok, andiamo, partiamo. Arriviamo a Verona. Praticamente io in 2 ore, no, diciamo anche 3, un pappagallo mi ha dato della zoccola. Un colombo mi ha cagato in testa, ma comunque ve lo racconto. Andiamo all'IKEA, tutto bene, mi sono comprata due o tre cosine anch'io, e lì tutto bene. Tra l'IKEA e il centro commerciale dove c'era sto negozio, scusate, ci siamo fermate in un bar carino, proprio tipo esotico, proprio bello. Siamo andate dentro a bere qualcosa e c'era un signore che aveva un pappagallo qua sulla spalla. Ok? Aveva un pappagallo qua sulla spalla. E io, amante degli animali, sono andata lì e gli ho detto: posso dargli le cose lì? C'erano, no, le noccioline, dei girasoli, cose di girasole. Ma ha detto di sì, glielo ho dati. E sto pappagallo mi ha detto: zoccola. Proprio così, ma perché parlava? Ok? Ma diceva parolacce perché poi. E il signore si è chiesto, mi ha chiesto anche scusa, mi ha detto: scusami, ma a star qua il pappagallo, perché era proprio di lì del bar, sto signore qua, era praticamente era il padre del proprietario del bar. Mi ha detto a stare qua, lui tutto quello che sente dice, perciò in un bar sto pappagallo bestemmiava. Però non capisco che invece di bestemmiare o dirmi stronza, mi ha detto proprio zoccola. E io che gli ho dato sto stronzo pure da mangiare. Fa niente, beviamo, andiamo via da lì. Sto
andati a comprare il vestito, ho speso, mi ricordo c'erano ancora le lire, 280.000 lire per un vestito che mi sono innamorata appena l'ho visto, bellissimo. Andava giù così perché ero molto più magra di adesso. Andava giù così e poi era lungo fino in fondo ai piedi, nero, con due balze tipo velate, trasparenti, nere. Era proprio bello, 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 era estate, eh. Proprio fino in fondo alle caviglie arrivava, era una meraviglia. Io tutta contenta. Poi, ho detto, vabbè, a casa ho un paio di sandalini, color argento, che ho messo una volta solo, metto quelli, avevano un tacco così, bellissimi anche quelli, metto quelli e sono a posto. Tornando indietro, ci fermiamo in un autogrill a bere, lei ha fatto benzina, ci fermiamo in autogrill a bere, ci sediamo fuori nel c'è lo spiazzale dove c'è gli alberi all'ombra perché faceva caldo, ci siamo sedute lì, abbiamo preso un gelato, ci siamo sedute lì fuori a mangiarlo. È passato, sembrava un deltaplano, un uccello che ha fatto anche ombra per terra. Mezza cagata, mezza cagata, mi è andata qua davanti e mezza è andata sul tavolo. Cioè, hai sentito vum! Cioè, io mezza ce l'avevo qua e mezza sul tavolo. Cioè, o era un uccello con la dissenteria, aveva problemi sicuramente di colite o non lo so, perché porca miseria, era mezzo chilo di roba. Non sapeva neanche puzza, perché le cacche degli uccelli non sapevano puzza, no? Però ho detto alla mia amica, oggi ok non è giornata perché ho proprio problemi con i volatili, perché uno mi dà della zoccola, uno mi caga in testa, oggi uccelli niente, di nessuna razza, di nessun tipo. Boh, perché ho dei problemi. Boh, prendiamo, sono andata dentro in bagno di lì e con la carta mi sono tirata via capelli fatti la mattina. La cacca che era rimasta lì, ho detto dopo a casa laverò sto pezzo qua perché, vabbè, non potevo lavarli tutti che ero stata al mattino dalla parrucchiera. Boh, andiamo a casa, alla sera mi vieni a prendere, perciò sono partita, era un bijou. A parte che mi ero lavata sto pezzo qua. Perciò avevo un ciuffo di capelli, allora tutti brisé, frisé, no brisé, se brisé, tutti frisé, e sto ciuffo qua che io avevo provato anche a piegare così a lasciarlo lì in posa, però si vedeva che era proprio diverso dagli altri, comunque chi se ne frega, oh. Ero proprio carina, eh. C'ho sto vestito bellissimo, lungo, nero, mi ero messa la collanina, gli orecchini a cerchio, tutta truccata, bellina, i sandalini, era proprio carina, eh? Proprio un bel pezzo di gnocca. Ecco, partiamo, andiamo su, qua ci fermiamo per strada a prendere una bottiglia di vino da portare su. Arriviamo. Casa bellissima. Di due piani, la cena è andata benissimo. Finita cena, ha detto andiamo sotto perché lui sarà fatto una sala giù sotto all'ultimo piano. Sotto sarà fatta una sala. Aveva preso il biliardo, proprio bello. Ecco, andando giù c'era la scala a chiocciola. Ok. Io vado in bagno, tutto quanto, ho detto vengo subito. Ok, scendo. C'era la scala a chiocciola, ok, per scendere in legno, me la ricordo ancora, di ferro battuto, bella anche la scala. E il tacchetto
visto che il vestito era lungo, me lo sono tirata su solamente a destra perché a sinistra mi sono tenuta per scendere perché era ripida sta scala a chiocciola. Con la mano sinistra mi sono tenuta a scendere, la destra mi sono alzata un vestito tipo io, tipo figa, tipo sposa che va giù col vestito. Ecco, praticamente il tacco si è infilato dentro al vestito. Ho fatto praticamente la mia ascesa davanti a tutti col culo dal primo, dal secondo all'ultimo gradino, ton ton ton, col culo fino in fondo. Con tutti che ridevano, eravamo in 25-30 persone. E di fatti io che pensavo, ho detto che era una giornata di merda. Potevo stare a casa, ma io no. Vabbè. Finì, vabbè, risati, io ci ho riso sopra. Fa niente che. Si è strappato il vestito perché si era pigliato dentro. Strappato il vestito da 280.000 lire, che all'epoca erano tante, eh. Mi ero levato un rene per comprarlo. No. È che all'epoca facevo due lavori. Allora, perciò io ho passato il restante della sera, ok? Neanche il restante, diciamo, era già tardi quando siamo scesi giù, no? Però praticamente io claudicante, perché avevo il tacco rotto, il vestito strappato. Camminavo via che sembravo mi mancava il bastone, sembravo il dottor House storpiato, cioè una scena patetica, ecco. Vabbè, io ho fatto finta di niente, mi sono passata la serata ugualmente, da lì. Ormai si è fatto quasi mattina, tutti andiamo a casa, ok. La mia amica mi fa, Lenza, dai che andiamo prima di andare a casa. Andiamo dentro in autostrada all'autogrill a far colazione perché anche quando andavamo in discoteca, prima di tornare a casa, si andava in autogrill in autostrada che era lì vicino e si andava a far colazione, no? Come fanno tanti. Vabbè, andiamo. Perciò, andiamo. Andati dentro, abbiamo fatto colazione. Usciamo per andare a casa, la macchina morta, non parte più. Se vi sta piacendo questo video, mettete like, iscrivetevi a questo canale. Iscrivetevi a questo canale e mettete like a questo video. Iscrivetevi a questo canale e mettete like a questo video. Siamo andati, abbiamo fatto colazione come ho ripetuto lì. Poi usciamo, la macchina parte più. Non so se ha lasciato acceso la radio, i fari, non lo so, tant'è che accendi, non partiva più. Era quasi mattina, stava albeggiando. Ha detto che facciamo? Non è che puoi telefonare a chi telefoni alle 5 del mattino, a parte che prendono anche paura. Poi ha detto io la macchina non è che la posso lasciare qua, perciò chiamiamo il car attrezzi. Tanto ha detto sono socio ACI. Ok, aspettate che io ho il mio cordino, se trovo da aprirlo. Ok, mi hanno portato questi sbagliati, io volevo i gingerini perché i cordini non è che mi piacciono tanto, però ormai non li beve nessuno in casa, me li devo bere io. Ok, allora praticamente. Niente, aspettiamo quello dell'ACI, no? Che venga a prenderci e portarci a casa e portar via la macchina, no? E sta lì, aspetta, ormai sarà fatto praticamente giorno. Arriva questo,
Quel caratterista sembrava Lerch. Avete presente quello della famiglia Adams? Sta faccia quadrata, lunga, alto. Antipatico, non parlava, non diceva una parola. Sembrava avesse le palle girate fin da mattino presto. Vabbè. Montiamo con lui. E ci accompagna, vabbè, che non eravamo distantissimi, erano 20 km, 25. Prima ha accompagnato a casa me, che lei abitava lì vicino, accompagnato a casa me. Allora, voi immaginatevi quelli che abitano lì vicino a casa mia, che abitavano lì vicino a casa mia, no? Che mi hanno visto partire la sera, che sembravo un bijou, tutta bella, caruccia, carina, eccetera, e sono tornata. Ah, aspettate, perché non mi sono dimenticata di dirvi, aspettate. Mi sono dimenticato di dire che all'autogrill ho mangiato la brioche alla marmellata ancora quando potevo, che adesso ormai sono 20 anni che non posso più perché sono diventata allergica alla frutta. Avevo mangiato la brioche appena sfornata, mi sono ustionata la lingua, che ho dovuto andare dalla signorina a chiedere un bicchiere di acqua e ghiaccio e ficcargli dentro la lingua. Voi sapete cosa vuol dire, vero? La marmellata che brucia, ecco, non vi dico altro. Perciò io m'han vista uscire, che ero m'han vista tornare tutta smandrappata, vestito strappato, una scarpa in mano, la lingua che sembrava, lasciate perdere, ustionata. Sembravo, avete presente in America quando fanno i saldi, che fanno vedere che sono ammucchiati tutti, e quando aprono le porte corrono dentro tipo Jumanji e si strappano le robe di dosso per tirarsi via magari una maglietta, così. Ecco, sembravo una appena uscita dai saldi. Cioè, tutta, guardate, in condizione, un sonno, cioè sembravo veramente irriconoscibile, cioè una faccia, la lingua gonfia, che era ustionata, scarpa in mano, il vestito strappato. Erano tipo le 7 8 del mattino, non mi ricordo nemmeno. Immaginatevi chi può avermi visto, immaginatevi chi può avermi visto, cosa ha pensato. Basta, con pena, ne avevo messo tantissimo. Quella è proprio una giornata che me la ricordo, perché poi col senno di poi, quando ce la raccontavamo, quando eravamo noi, tipo non vi dico la. Le giorni dopo che ci siamo trovati con gli altri a raccontargli tutta sta roba qua, le risate che ci siamo fatti, perché poi sono cose che ti fa ridere, però lì per lì quando ti succede dico: che cazzo, c'è un uccello che mi dà, pappagallo che mi dà della zoccola, uno che mi caga in testa, il tacco rotto, le scale fatte col culo, il vestito strappato, cioè quello che sembrava Lerch, che un altro po' era talmente incazzato è tanto che m'ha fatto uscire, perché era tanto che quello lì mi dava una scarpata e mi buttava fuori dal furgone, perché era incazzato, un muso lungo così che voi non potete capire. C'è un altro po' veramente mi buttava fuori. Mamma mia, oh, che giornataccia. Però in teoria, a dire la verità, mi sono divertita, perché ci siamo divertiti alla festa, abbiamo mangiato, riso, scherzato, ci siamo divertiti. Comunque ragazzi, niente, io vi mando un bacio, spero. Mamma mia, 25 minuti, tantissimo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questo qua lo metto via e lo mangerò domani, perché il cibo non si butta. Qua ne ho anche un'altra porzione anche per domani di pesce, anche perché ne avevo messe due scatole, non una. Ecco. Perché ne ho fatto tanto, ho detto va bene, faccio per oggi anche per domani. Ciao.
E niente, l'ho già detto che spero che vi sia piaciuto. Ah sì, spero che questo video vi sia piaciuto. I saluti. Ecco cosa mi ero dimenticata. I saluti che poi mi ammazzate. Allora, Matilde Bacchi, Tiziana Alcaro, Antonio. Antonia Scogna Miglio, Anastasia, Ricky saluta l'amica Roberta detta Bobet, Gloria di Re Rienzio, Roberta Franceschelli, Michela Hera saluta Adele, Cristina Patelli, Gaetano Visone saluta la figlia Pietta, Daniela Curcelli, Pia Gelassi saluta il figlio Gitano. E Miss o MZ BUB2 o MS BUB2, una roba del genere. Ok. Come ultimamente non vi dico neanche se volete mettere like, fate quello che volete. Io non voglio indurre la gente a scriversi, mettere like, fate quello che volete. Ecco, e niente, vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima e vi saluto tra 3, 2, 1.